La prima forma di energia utilizzata dall'uomo è stata quella muscolare. Più di 1 milione di anni or sono, l'Homo habilis iniziò a scheggiare rozzamente la pietra e a manipolare oggetti come bastoni e clave, con i quali, usati opportunamente, riuscì a moltiplicare la sua forza muscolare. Già i neandertaliani del Circeo usavano archi e frecce per la caccia individuale nelle foreste. Con l'uomo di Cro-Magnon si ebbe una diffusione generalizzata dell'arco che, con un minimo sforzo, permetteva di catturare anche gli animali più grossi, rischiando poco. La forza dei muscoli sfrutta l'energia chimica prodotta dai cibi. Quando l'uomo tende l'arco, trasferisce l'energia del suo braccio alla freccia e questa va a colpire la selvaggina. Quindi si ha la trasformazione da energia muscolare in elastica, da elastica in energia cinetica, cioè di movimento. Un altro strumento usato fin dal Paleolitico inferiore è la leva. Da prima veniva usata inconsciamente, poi in modo sempre più consapevole. Essa permetteva di smuovere tronchi enormi e massi pesanti. Datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo. Questa è la celebre frase di Archimede che evidenzia l'enorme importanza della leva. Per qualsiasi movimento bisogna fare uno sforzo muscolare. Non sempre, con la nostra forza, riusciamo a vincere quella di gravità. Per questo l'uomo nel suo lavoro utilizza delle macchine. La più semplice è la leva. Essa è un'asta rigida, girevole intorno ad un fulcro. Di questo principio esistono molte applicazioni pratiche. L'Homo erectus usava il fuoco già nel Paleolitico inferiore. La traccia più antica di focolare si è trovata in Cina, nella caverna di Kukutien, presso Pechino. Più di 400.000 anni fa, gli ominidi usavano dunque l'energia termica per riscaldarsi, per tenere lontano gli animali dal loro rifugio, per illuminare le caverne e più tardi per cuocere i cibi. Fra il IV e il III millennio a.C. l'energia termica fu applicata anche alla fusione dei metalli, poi nei più diversi settori. In seguito, l'uomo scoprì una nuova fonte energetica alternativa a quella muscolare, l'energia animale. Nel Neolitico, l'uomo da raccoglitore divenne produttore di cibo, si trasformò cioè in agricoltore e allevatore. Oltre ad arare i campi, imparò dunque ad allevare il bestiame, che sfruttava per la sua alimentazione. In seguito, cominciò ad utilizzare i bovini anche per il trasporto. Fu così che l'energia animale fu applicata al traino dei carri. La più antica rappresentazione di un carro a ruote piene risale al IV millennio a.C. ed è quella dello Stendardo di Ur, l'antica città dei Sumeri. Più tardi i popoli indoeuropei cominciarono ad addomesticare i cavalli. L'energia eolica è stata utilizzata per la prima volta nella mezzaluna fertile da due civiltà fluviali, gli Egiziani e i Sumeri, tra il V e il IV millennio a.C.
L'energia eolica sfrutta il movimento del vento, è chiamata così da Eolo, il dio greco dei venti. La vela è stata applicata alle imbarcazioni per alleviare le fatiche dell'uomo e per sveltire i trasporti di merci pesanti per via fluviale. L'energia idrica sfrutta quella cinetica dell'acqua. Il suo nome deriva dal greco idor, acqua. La prima utilizzazione dell'energia idrica risale al periodo ellenistico, in Asia Minore. Qui veniva applicata la ruota del mulino che faceva girare la mola, in sostituzione della forza muscolare degli schiavi o degli animali. In seguito gli ingegneri romani lo perfezionarono. Per tutto il Medioevo il mulino ad acqua fu usato nei feudi e nelle abbazie per la macinazione dei cereali, che erano l'alimento primario delle classi più povere. Dopo il 1000 il mulino idraulico o a vento si diffuse in tutta l'Europa e venne usato anche per azionare i mantici nella fusione del ferro e altri metalli e nelle segherie per tagliare il legname. L'energia idrica è sfruttata oggi nelle centrali idriche. Dalla comparsa della vita sulla Terra, il Sole, oltre ad illuminare e scaldare, è utilizzato dalle piante attraverso la fotosintesi clorofiliana. Ultimamente l'energia solare viene utilizzata attraverso il processo fotosintetico, anche per produrre combustibile alternativo al petrolio. Un combustibile di origine vegetale che si presta bene è l'alcol. In Brasile i motori vengono alimentati con una miscela che contiene l'80% di benzina e il 20% di alcol, prodotto dalla fermentazione di canna da zucchero o manioca. È allo studio anche la possibilità di sfruttare certe piante, come l'euforbia, di cui è ricchissima la nostra zona, che producono sostanze simili a quelle del petrolio. Trovandoci all'aperto in una giornata estiva, quando il sole è molto caldo, ci sarà venuto in mente, almeno una volta, tutto questo caldo non potrebbe essere immagazzinato per poterlo poi usare quando si vuole? Ebbene, questo la Terra lo ha fatto da milioni di anni, con il carbone. Il carbone ha iniziato a formarsi circa 350 milioni di anni fa, nell'era paleozoica, o più precisamente nel periodo carbonifero. È il periodo delle foreste di felci arborescenti. In questo periodo, a causa di grandi sconvolgimenti della crosta terrestre, le foreste furono sommerse dalle acque e inglobate nel terreno. Qui, per la pressione esercitata dagli strati soprastanti e l'opera di particolari batteri, diminuiva il contenuto in ossigeno e aumentava il contenuto in carbonio. Sopra questi strati, via via, si sviluppavano altre foreste che davano origine a nuovi cicli. Si formava così il carbone. Nell'età ellenistica, gli scienziati della scuola alessandrina orientavano le loro ricerche più sulla teoria che sulle applicazioni pratiche. Le conoscenze tecniche venivano utilizzate più per la creazione di congegni strani e curiosi che per la costruzione di strumenti veramente utili per la produzione. Nel primo secolo avanti Cristo, Erone, matematico greco, inventò una macchina che chiamò Eolipila, detta poi comunemente sfera di Erone. Essa non fu applicata alla produzione perché la società schiavistica non si poneva il problema di alleviare la fatica dell'uomo. C'erano gli schiavi che eseguivano tutti i lavori manuali e soprattutto i più pesanti. Col passare dei secoli l'eolipila non fu più presa in considerazione. Solo in epoca moderna l'energia del vapore fu applicata nella prima metà del XVIII secolo, da Newcomen prima e da Watt poi. In seguito fu utilizzata sui telai, per cui venne meccanizzata la tessitura delle stoffe. Fu applicata inoltre al trasporto delle merci, con l'invenzione di locomotive e la diffusione delle ferrovie. Questa scoperta rivoluzionò tutto il sistema di produzione precedente e fu all'origine della rivoluzione industriale. In seguito accelerò i trasporti. Oggi l'energia del vapore viene utilizzata nelle centrali termiche nucleari
per la produzione di energia elettrica. L'energia del vapore, però, esiste anche in natura e si manifesta sotto forma di soffioni boracifidi o geyser nelle zone sismiche. In Islanda, dove viene utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni, in Toscana, all'Arderello, dove viene impiegata nelle centrali geotermiche per la produzione di energia elettrica. L'energia geotermica, però, non viene ancora sfruttata pienamente. L'utilizzazione dell'energia si è enormemente sviluppata con la scoperta dell'elettricità. Per corrente elettrica si intende un flusso di elettroni attraverso un filo conduttore. L'elettricità è diventata un bene indispensabile. Dobbiamo in gran parte ad essa gli enormi agi di cui godiamo: luce, acqua, riscaldamento, elettrodomestici, eccetera. La parola deriva dal greco electron, ambra. In Grecia sapevano che l'ambra, una resina fossile, se strofinata attrae piccoli corpi. La scienza dei fenomeni elettrici nacque verso la metà del XVIII secolo, per diventare fondamentale nel nostro. Un primo impulso nel campo dei fenomeni elettrici si ebbe con la scoperta della corrente elettrica. A questo risultato arrivò Alessandro Volta, alternando dischetti di rame e di zinco separati da dischetti di panno imbevuti di acqua acidulata. Volta costruì il primo generatore di corrente elettrica. All'inizio del secolo scorso, molti scienziati sospettavano che i fenomeni elettrici e magnetici fossero legati tra loro. Oersted, nel 1920, fece una scoperta sensazionale che segnò la nascita dell'elettromagnetismo. Egli notò che un ago di una bussola veniva deviato se si trovava vicino ad un circuito percorso da corrente elettrica. Il fisico Faraday per primo evidenziò la presenza di fenomeni inversi. All'interno di una bobina, lo spostamento di un magnete genera correnti elettriche indotte. Questo ebbe un'enorme importanza pratica. Su di esso si basa infatti il funzionamento degli attuali generatori di corrente. Per produrre energia elettrica è necessario però alimentare il generatore. A questo scopo, nelle centrali idriche, si sfrutta l'energia cinetica dell'acqua che dalle montagne scende a valle, mettendo in movimento le pale della turbina. Nelle centrali termiche avvengono trasformazioni più complesse. Bruciando un combustibile, l'energia chimica che esso possiede si converte in calore. Esso riscalda dell'acqua che si vaporizza, mettendo in moto la turbina. Il ricorso al petrolio e al gas naturale ha permesso di soddisfare l'enorme fabbisogno energetico degli ultimi decenni, estendendo l'uso degli idrocarburi a molti settori. Contemporaneamente è diminuito il consumo di carbone. In questi ultimi anni è aumentata la quota di energia prodotta dal settore termonucleare, ma il petrolio rimane ancora la risorsa principale. I giacimenti sono concentrati soprattutto nei paesi del terzo mondo, che lo esportano nei paesi più industrializzati. Nell'area del Golfo Persico c'è il principale bacino petrolifero mondiale. Essa è di vitale importanza per le potenze occidentali.
Anche USA e URSS sono dei grossi produttori. La crescita della domanda mondiale di petrolio e la presa di coscienza dei paesi produttori ha determinato, a partire dal 1973, un improvviso aumento dei prezzi. Finiva così l'epoca dell'energia facile. Pertanto, negli anni Ottanta, la richiesta di petrolio è diminuita e le potenze occidentali hanno fatto ricorso anche ad altre risorse. L'energia solare è la fonte energetica più antica e più diffusa, disponibile ovunque gratuitamente. Le sue principali utilizzazioni pratiche sono il pannello solare, che permette di produrre calore a bassa temperatura, la conversione termodinamica, che permette di concentrare, per mezzo di specchi, i raggi solari su una caldaia che vaporizza l'acqua, mettendo in moto la turbina, la conversione fotovoltaica, che, con le celle di silicio trattato, permette la produzione immediata di energia elettrica. Tuttavia, queste utilizzazioni presentano problemi tecnici per via delle grandi superfici di raccolta, economici per i costi elevati, ambientali per le inevitabili alterazioni climatiche. Di recente in Sardegna è stata impiantata a livello sperimentale la centrale eolica dell'Altanurra. Questo impianto è formato da aerogeneratori che derivano dai tradizionali mulini a vento. Sono costituiti da un rotore collegato a pale girevoli progettate per sottrarre al vento parte della sua energia meccanica. Il rotore, tramite un moltiplicatore di giri, aziona un albero veloce che a sua volta alimenta un generatore elettrico. Un'altra alternativa è l'energia delle onde e delle maree. Questa può essere utilizzata imbrigliandola in enormi galleggianti che, seguendo il movimento delle onde, permettono la sua trasformazione in energia meccanica e quindi elettrica. Anche i rifiuti urbani possono servire per la produzione di elettricità. Si procede selezionando il materiale, estraendo i residui di ferro e metalli inerti.
Dopodiché viene inviato ad una centrale termoelettrica e bruciato insieme alla nafta o ad altri combustibili. Si possono utilizzare anche i residui agricoli. Per fermentazione si ottiene prima del gas che, attraverso la combustione in un gruppo elettrogeno, produce energia elettrica. Ma è corretto definire alternative queste fonti? Quasi tutti i documenti ed i tecnici consultati sono stati concordi nel definire improprio tale termine. Esse possono essere al massimo integrative, data la loro scarsa produttività in rapporto ai costi e agli spazi di cui necessitano. Risultano competitive solo in determinate condizioni, specie in riferimento all'elettrificazione rurale, per i casolari isolati, le piccole isole, eccetera. Nel XX secolo si è aggiunta una nuova forma di energia che sfrutta le reazioni nucleari. Quando una trasformazione interessa il nucleo di un atomo, si ha una reazione nucleare. La radioattività e il bombardamento degli atomi mediante particelle o altri nuclei sono esempi di reazioni nucleari. Gli effetti delle collisioni tra elementi nucleari sono molteplici. Tra questi abbiamo la fusione e la fissione. La reazione di fissione, un atomo fissile bombardato da un neutrone, si divide sprigionando energia. Come prodotti del fenomeno si ottengono due nuclei più leggeri e due o tre neutroni che andranno a colpire altri atomi fissili, generando una reazione a catena. Il 2 dicembre del 1942 Enrico Fermi innescò la prima reazione a catena con una pila atomica. Questa era costituita da mattonelle di grafite disposte una sull'altra. In mezzo agli strati erano sistemate delle pasticche di uranio. La fissione nucleare ha trovato applicazione in due settori completamente distinti, il settore militare e il settore civile. In quello militare, dopo l'esplosione delle due bombe su Hiroshima e Nagasaki, l'energia nucleare ha trovato continue applicazioni. Nel settore civile sono stati realizzati dei reattori nucleari che producono energia elettrica. In questi anni viene usato come combustibile un isotopo dell'uranio o nei reattori autofertilizzanti il plutonio. Oggi i reattori a fissione producono il 15% dell'energia mondiale. La Francia produce così il 60% del fabbisogno nazionale. L'energia nucleare, anche se usata per scopi pacifici, presenta dei rischi abbastanza gravi. Nelle centrali nucleari, almeno un quarto delle scorie è costituito da plutonio-239, che è il materiale più radioattivo e tossico oggi esistente. L'incidente di Chernobyl ha influito enormemente sull'opinione pubblica e l'ha resa più dubbiosa sull'opportunità di continuare a sfruttare il nucleare a fissione. Attualmente si sono creati due schieramenti pro e contro il nucleare. In natura, le reazioni di fusione nucleare sono all'origine dell'energia solare. Le elevatissime temperature e la pressione che esistono nel Sole spingono infatti i protoni a combinarsi tra loro. Gli atomi di deuterio e di trizio, isotopi dell'idrogeno surriscaldati sotto forma di plasma, si scontrano vincendo la reazione opposta dagli elettroni e si saldano in un unico nucleo di elio, liberando un neutrone e una grande quantità di energia. La differenza di peso tra il nucleo finale e i due nuclei iniziali, infatti, si trasforma in energia. Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno, quindi si trova in grande quantità nell'acqua. Carlo Rubbia, nella relazione presentata alla 12ª Commissione parlamentare per l'industria, dice che la forza di repulsione tra i nuclei aumenta rapidamente con l'aumento della carica atomica e diventa proibitiva anche per dei nuclei relativamente piccoli. I combustibili di fusione debbono essere quindi scelti tra gli elementi più leggeri: idrogeno, elio, litio, berillio, boro. In natura, su 6.500 atomi di idrogeno, ne troviamo uno di deuterio, presente in natura e abbondante. Dopotutto, vi è moltissimo idrogeno nell'acqua dei mari.
Il deuterio contenuto in un chilometro cubo di mare equivale potenzialmente a tutte le riserve petrolifere mondiali. Gli studi sulla fusione nucleare, secondo Carlo Rubbia, unica vera alternativa alla fissione, avanzano lentamente per mancanza di finanziamenti. Si dovrebbe dare ampio spazio alla ricerca con l'avviamento di una vasta rete di studi, sia sulla fusione sia sui superconduttori, soprattutto a livello universitario. Per fare ciò bisogna prendere delle decisioni, modificando i programmi scientifici in modo da concentrare gli sforzi sul problema energetico e ottenere nel minor tempo possibile la realizzazione pratica del primo reattore a fusione. Nel frattempo, che fare? Una soluzione potrebbe essere l'avvio di un piano ben preciso per l'utilizzazione delle fonti energetiche più immediatamente disponibili, unito ad una politica di risparmio. Ogni Stato potrebbe valutare le proprie potenzialità incrementando i sondaggi. Ciò permetterebbe di sfruttare le risorse idroelettriche e le fonti energetiche fossili presenti nel territorio. In Sardegna, per esempio, abbiamo il più grande bacino carbonifero italiano, però non viene sfruttato per problemi di natura politico-economica. Attualmente si preferisce usare i più competitivi carboni esteri. Per facilitare il trasporto del combustibile, secondo recenti studi, lo si potrebbe liquefare o gasificare attraverso processi chimici. Il carbone così trasformato avrebbe la stessa resa calorifica. Per utilizzarlo senza rischi bisognerà prevenire l'inquinamento da zolfo. Poiché, secondo gli esperti, il carbone sulcis contiene un elevato tasso di zolfo, si tratterebbe di applicare adeguati filtri e sofisticati congegni per impedire la liberazione di sostanze nocive nell'atmosfera, prevenendo il fenomeno delle piogge acide con i conseguenti danni irreversibili. Si obietta che ciò comporterebbe costi eccessivi alla comunità. Si può forse fissare un prezzo per la salvaguardia dell'ambiente che permetta alla popolazione di respirare aria pulita?